L'ultimo saluto sulla terra costa sempre di più. Il prezzo di un funerale, spiegano le associazioni dei consumatori, dipende essenzialmente dal servizio che si sceglie, che può essere di base, economico, prestigioso. Le spese funebri sono detraibili fiscalmente dai familiari fino a 1.550 euro. Preventivo e prezzi aumentano in base alla cerimonia, alla sepoltura e al trasporto. I costi, secondo alcune stime, variano tra i 1.700 e i 3.000 euro, ma si arriva fino a 5.000 euro. Sono prezzi in ascesa, così come sono cresciuti i prezzi dei fiori da portare al cimitero. In questo momento di inflazione anche morire può costare tanto in termini economici. Costi maggiori sono quelli del funerale e della collocazione finale, con notevoli differenze tra tumulazione e cremazione. Il costo generale è aumentato secondo i parametri anche dell'inflazione, il 10-15% in media, con le motivazioni dell'aumento del costo del personale, del legno pregiato meno della bara, del trasporto, così pure i fiori, come abbiamo constatato un po' tutti in questi giorni in cui abbiamo reso omaggio ai nostri defunti. Aumentano poi le indicazioni da parte delle persone per la cremazione, una scelta secondo la FENIOF, la Federazione Nazionale delle Imprese e Onoranze Funebri Private, legata agli ingenti costi derivanti dalla tumulazione nei cimiteri rispetto all'urna. La crisi in qualche modo arriva quindi anche al cimitero e le persone cercano di evitare problemi e costi futuri per i familiari. Per quanto riguarda la cremazione, sempre secondo la FENIOF, le tariffe ministeriali attualmente esistenti vedono un costo massimo di 633 euro. Per i prossimi anni sono attesi degli aumenti perché, spiegano, tutti i forni con propellente gassoso non potranno mantenere le attuali tariffe che sono definite a livello ministeriale anno per anno.